La data in calendario non c'è ancora, ma per tutte valgono le parole del ministro dell'economia Giovanni Tria e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il primo ha assicurato che i soldi per finanziare totalmente la Ragusa Catania ci sono. Il secondo che la prossima riunione del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, formalizzerà il nuovo corso sull'iter di realizzazione della Ragusa Catania. Fuori il privato, soldi totalmente pubblici e niente pedaggio. Come da gennaio, ripete il ministro Danilo Toninelli, senza che nessuno, a parte gli esponenti del Movimento 5 Stelle, gli avesse dato credito. A giorni dovrebbe essere fissata la riunione, comunque entro la prossima settimana, prima delle ferie d'agosto, quando Camera, Senato e Palazzo Chigi di fatto chiuderanno per ferie. Al di là dell'intestazione, è molto importante che quest'opera si realizzi, andiamo avanti così e senza dubbio un grazie al ministro Toninelli. Questa è un'ottima notizia, una notizia importantissima, moltissimi cittadini e anche l'amministrazione stava aspettando questa notizia, non solo a Ragusa, e quindi è un'ottima iniziativa che andava fatta e va proprio nella direzione di sviluppare le infrastrutture al sud per non avere luoghi isolati ma raggiungibili per sviluppare anche un commercio, un turismo di alta qualità. È questo che deve fare il sud. Il sud Italia è un luogo meraviglioso, è un luogo denso di opportunità e se l'Italia ha una grande possibilità di crescita, l'ha nel sud Italia e quindi vanno investite risorse come sta avvenendo, vanno date opportunità, va investita nella ricerca, nell'università, nell'istruzione e nella rigenerazione urbana e nell'aumento dei servizi che tutti i cittadini del meridione devono avere ai massimi livelli.